Questo è l'innesto della pianta, la parte sotto si tratta di prugna selvatica, la parte sopra è l'albicocco. 40 anni circa che mi occupo di albicocche di Valleggia. Qua il terreno era dei miei genitori e dei miei zii e poi è rimasto in eredità a me. Età giovanile, quando venivo a aiutare i miei genitori, qua raccoglievamo 120 quintali di albicocche. Attualmente siamo sui 10 quintali. Una volta uno metteva la pianta, non gli faceva niente, prendeva il frutto. Ora bisogna curarle molto e nonostante le cure, il tempo che si ci dedica, la pianta non vive più 10-12 anni al giorno d'oggi. Una pianta malata, si vede dalla parte alta che non ha getti nuovi di rami. Questa qua è una pianta sana perché ha questi rametti che sono indice di che la pianta sta lavorando bene. Si vede da questi rami nuovi perché questi sono rami usciti adesso. E sono piante che hanno 10 anni. Questa è una pianta che l'anno scorso era in perfetta salute, dava dei bei frutti e quest'anno purtroppo ha finito di farle. Quante piante ha? Circa un centinaio di piante, da più vecchie e piantate di recente. E qua è di quest'inverno. Le altre due righe sono dell'inverno scorso. E la prima riga è di 2 anni fa. Quella è una pianta che ha tra 60 anni. Ha finito la sua vita, però ha resistito finora. Ma è l'unica di tutto il campo. Non ce n'è altra. Questa pianta qua, che pure lei sta finendo la sua vita, diciamo che l'ha già finita, ha circa 30 anni. 30-31 anni. Il campo era completamente pieno di piante di questa pianta qua e c'è rimasto solo questo.